un'avventura simpatica quella di questa sera, perché non solo l'amministrazione comunale ha fatto di tutto per non far scegliere una sala libera, sia quella di Udine che quella di fuori, ovviamente tutte su un certo indirizzo politico, ma anche la stampa locale, quella che io e Diego definiamo stampa mainstream, si è ben guardata, ha messo un 6 righe esattamente sotto le farmacie di turno, e quindi, ma davvero, quello è lo spazio che ci è stato dato. Noi parliamo delle librerie, dove abbiamo fatto un giro, che ormai accade in tutta una certa zona di librerie, dove nessuna libreria di Udine ha voluto esporre il libro in vetrina o tenerlo fra gli scaffali. Quindi vuol dire veramente è stata un'avventura particolare, ma li ringrazio perché altrimenti anziché 100 persone avremmo avuto di più fuori a quest'ora. Ciò detto, io ringrazio Roberto, che è la terza volta che viene a Udine, quindi lo accoglierei con un ulteriore applauso. E ringrazio ovviamente, che non trattanto, anche per Diego Fusaro, che nonostante anche lo show per poche dietrologie c'era tutto, mancava l'invasione delle cavallette, poi le avevano provate tutte, ecco. Allora io partirei direttamente con, come ovvio, una domanda a Roberto Vannacci. Gli chiedo, questo secondo libro, avresti mai aspettato una tale censura da parte di un certo mondo culturale? Buonasera a tutti voi, buonasera Marco, buonasera a Diego Fusaro, grazie per essere qua, grazie per onorarci della tua presenza. Grazie a voi. E buonasera a tutti voi che ogni volta vi stupite, perché queste sale piene sono motivo di felicità, perché vuol dire che c'è tanta gente che dedica parte del proprio tempo a sentire quello che io racconto, nulla di particolarmente interessante, però vuol dire che incuriosisce, che vi interessa. E vuol dire che tutto sommato i libri che sono stati pubblicati hanno un pubblico, hanno delle persone che li leggono, che li capiscono, che sicuramente non sono d'accordo con tutto, ve lo auguro, perché sennò sarebbe veramente il mondo del pensiero unico, e che vogliono approfondire alcune tematiche, e questa è proprio l'occasione. Allora, secondo libro. Il secondo libro è sicuramente diverso dal primo, senza adesso voler dare delle etichette, mentre il primo tratta di alcune problematiche sociali di attualità, e in maniera forse un pochettino aulica, io direi che potrebbe rientrare nella categoria della saggistica, anche se lungi da me definirmi uno scrittore o un intellettuale. Il secondo è né più né meno che un romanzo, è il romanzo della mia vita, è la mia autobiografia, nella quale intreccio però le stesse tematiche che illustro nel mondo al contrario. Le intreccio con la mia vita per far capire il perché e da quali esperienze queste idee vengono fuori, perché Roberto Vannacci la pensa in questa maniera. È un libro sicuramente più leggero, più leggibile, secondo me, più veloce, secondo me si può completare in una giornata, due o tre, in base al tempo che avete a disposizione. Per cui, se per il primo mi sarei aspettato una censura forse più accanita, cosa che tuttavia non è stata possibile, perché il primo libro è stato pubblicato su Amazon, e quindi a meno che di cercare di annientare una multinazionale globale non ci sono stati tentativi che sono andati a buon fine. Il secondo libro si vende in libreria e devo dire che sin dai primi giorni si è notato un'attività abbastanza assidua di alcune librerie, di alcuni esercizi, o di non averlo o di non metterlo in mostra. E questa sicuramente rientra nella libertà di commercio, no? Perché ognuno vende quello che vuole, e ci mancherebbe che non possa farlo. Però in un luogo dove si diffonde la cultura, perché queste sono le librerie, e la cultura non ha frontiere, non ha spazi, non ha limiti, pensare di togliere dalla visione un libro che tutto sommato parla di cose abbastanza comuni, vuol dire togliere un'opportunità a tutti gli avventori di quello stesso luogo, togliere l'opportunità di poter comprare un libro.
Oltretutto stiamo parlando di un libro, quindi un oggetto passivo. Perché a differenza per esempio di una trasmissione televisiva, no? Dove io accendo la televisione in casa mia, e dove magari oltre a me ci sono delle altre persone che stanno a sentire il programma, e che magari dopo qualche minuto, qualche tempo il programma cambia e potrei ritrovarmi ad ascoltare o a far ascoltare un programma che magari non ritengo opportuno che qualcuno ascolti, il libro no, il libro se lo voglio lo compro, lo leggo, altrimenti rimane sullo scaffale della libreria e nessuno mi obbliga a leggerlo, mi obbliga a comprarlo, o ci può essere quella circostanza nella quale io ne sento parlare senza che io ne abbia la volontà di ascoltarlo, no? È assolutamente un atto volontario. Quindi tutte le polemiche che sorgono attorno ai libri le ritengo assolutamente sterili, perché il libro, chi lo vuole lo legge, chi non lo vuole lo lascia là, e tutti sono felici. E questa è la censura, tra virgolette, fisica, no? Quella del libraio che decide in maniera autonoma e deliberata di non prenderlo o comunque di tenerlo nascosto. Poi c'è un altro tipo di censura, che viene descritta in una maniera eccezionale da Alain de Benoist, un bravissimo scrittore francese, nel suo libro che si intitola proprio La nuova censura. Perché la censura, noi siamo abituati a pensarla come un atto concreto, no? O si mette il bavaglio a una persona, la si mette in carcere, non la si fa parlare, oppure come si faceva durante la prima guerra mondiale, con l'inchiostro si cancellano quelle frasi che venivano scritte dalle lettere dei nostri soldati, perché si aveva la paura che da quelle espressioni il nemico potesse desumere delle informazioni importanti da un punto di vista tattico. Questa era la censura di 100 anni fa. Oggi invece la censura ha assunto delle forme diverse, è diventata una censura morale. E come ogni questione morale, ogni censura morale, ci sono dei guardiani della morale. Quindi ci sono tutta una serie di persone che si autolicenziano come i detentori della moralità e che decidono in maniera autonoma che cosa è presentabile, che cosa è ricevibile, che cosa è pubblicabile, che cosa non lo è. E come fanno poi in qualche modo a influenzare il pubblico? Non nascondendo il libro o censurandolo con l'inchiostro o bruciandolo. Questi sono quelli che loro chiamano atti assolutamente non democratici, ma lo fanno in una maniera molto più subdola. Ovvero cominciano a denigrare l'autore. L'autore diventa razzista, diventa fascista, diventa omofobo. Ricordo che la fobia è una malattia psichiatrica. Bisogna rivolgersi a uno specialista molto bravo per farsi curare quando una persona è affetta da fobia. Quindi quando si dà dell'omofobo a una persona, gli si dà del malato mentale. E chi è che sta a ascoltare i deliri di un malato mentale? Pochissime persone. Quindi con questa tecnica si elega l'autore in un angolo, nell'angolo dei reietti, lo si fa parlare, però le parole o gli scritti che lui pubblica e mette a disposizione di tutti diventano praticamente degli scritti totalmente irrilevanti secondo questi guardiani della morale. Ed è quello esattamente che è successo sia nel mio primo libro, perché chiaramente non poteva essere censurato fisicamente visto che era disponibile su Amazon, sia al secondo libro. Me lo aspettavo? Beh, in parte sì. Forse non mi aspettavo una sorta di sinergia così accentuata, soprattutto qua a Udine. Ho scoperto che hanno fatto cartello le librerie di Udine, si sono consorziate insieme e tutte insieme hanno deciso di non esporre il mio libro. Però ritengo che per chi lo voglia leggere ci siano sicuramente dei metodi per procurarselo, per comprarlo, per leggerlo e per giudicarlo in maniera molto oggettiva. Sono assolutamente aperto ad ogni critica e ad ogni confronto. Chiedo allora a Diego se, quando abbiamo parlato con Diego, che ho l'onore di avere come vice direttore del giornale, gli ho detto: Diego, cosa pensi? E lui ha detto: bisogna assolutamente fare qualcosa, non è possibile che ci sia un autore, chiunque esso sia, che venga censurato. Ecco, ti rimbalzo l'intervento che ti ho chiesto, che riflessione e perché hai voluto essere presente stasera? Grazie caro Marco, sono molto felice di essere questa sera. Sono molto felice di essere questa sera insieme a voi a discutere di temi e problemi che sono i nostri e che meritano di essere discussi. Vedete, di ogni tesi e di ogni posizione
si può e si deve discutere liberamente. La censura è la via peggiore che vi possa essere per affrontare i problemi. Con l'amico Marco mi pregio di collaborare al Corsaro della Sera, che tra l'altro adesso dal 5 aprile sbarcherà anche nelle edicole di molte città grandi d'Italia, tra cui Torino, Milano e Bologna e Roma. Io credo che sia importante discutere liberamente dei temi, e mi ha da subito parecchio incuriosito l'affare Vannacci, potremmo definirlo così, perché in realtà, come giustamente si diceva, moltissime persone che, anzi la massima parte delle persone probabilmente, che hanno criticato il libro, e criticare un libro è sempre legittimo, intendiamoci, a patto che lo si sia letto, voi capite bene, no? Per elogiare un libro non è necessario averlo letto, ma per criticarlo, se la persona è vivente e in grado di rispondere, è sempre più prudente leggerlo preventivamente. Ma al di là di questo, criticare i libri è sempre possibile e doveroso. Quello che mi pare disdicevole invece è pretendere di impedire che i libri vengano scritti, diffusi, presentati e anche criticati eventualmente. Questo mi ha da subito incuriosito della vicenda. L'affare Vannacci è, a mio giudizio, interessante perché intreccia questioni diverse, non solo le questioni delle idee affrontate dal generale Vannacci, che possono essere approvate o non approvate, ma che comunque debbono essere discusse. E poi c'è la questione evocata poc'anzi, ossia il fatto che abbiamo scoperto che in seno alla nostra società, la società che si proclama tambur battente, libera, democratica, progredita, vi sono molte persone, e stiamo parlando di persone che occupano ruoli anche importanti nell'ambito dell'editoria, del giornalismo, dei media, che palesemente e anzi in maniera rivendicata celebrano e praticano la censura. Questo è l'aspetto interessante della questione: praticare e anzi legittimare la censura dicendo che le idee in questione sono idee false e pericolose. E allora davvero sovvengono certe espressioni orwelliane che Alain de Benoist prima menzionato ha ben condensato nella formula la buona censura, come se si desse appunto una censura buona. Io voglio essere molto chiaro su questo tema. Le idee si discutono e il contrario di falsità non è censura, ma è verità. Sicché anche al cospetto di una teoria falsa, noi non abbiamo alcun diritto di censurarla, abbiamo il dovere di criticarla con le idee. Le idee si combattono con le idee, e l'ambito delle idee non può mai essere trasceso a beneficio di una dimensione di censura, di limitazione della libertà di espressione e quant'altro. A questo riguardo voglio menzionare un grande filosofo, uno dei più grandi filosofi della modernità, Spinoza, che in un suo testo rivoluzionario, che si chiama Il Trattato Teologico Politico, diceva che a contraddistinguere la democrazia è la libertas philosophandi. Che cos'è la libertas philosophandi? È la possibilità per ogni cittadino di dire liberamente tutto ciò che pensa, fossero anche tesi sbagliate, false, facilmente confutabili. Questo è uno dei tratti che caratterizzano, o dovrebbero caratterizzare a questo punto, una democrazia. Dunque, io sono qui questa sera per rivendicare una idea, un valore, un principio in cui credo che tutti noi, al netto delle differenze, delle posizioni che abbiamo, condividiamo, ossia il fatto che la libertà di espressione, di scrittura, di presentazione delle proprie idee, quali che siano, è un valore fondamentale e non sacrificabile in nessun caso. Poi, nell'ambito delle idee, ci confronteremo in maniera libera, democratica, socratica, come mi piace sempre dire, e le analizzeremo insieme. Però questo principio della libertà di espressione deve essere fatto salvo e deve essere salvaguardato. Si dice spesso, in riferimento a Voltaire, una frase che Voltaire non ha mai detto: non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte a ciò che tu sia libero di poterle esprimere. Anche se Voltaire non l'ha mai detta, è un'idea in cui profondamente dobbiamo tutti, credo, identificarci. Nelle righe che scrivi
Umberto dice: un incursore non si arrende mai e non abbandona mai la sfida. Cade e si rialza finché non raggiunge l'obiettivo. Un incursore esce dai ranghi della truppa. Qual è l'obiettivo che ti sei prefisso? Questo da mito non aspettare. Una domanda molto vasta, direi. Allora, su quello, sul libro, sinceramente, l'obiettivo che mi sono posto era quello di illustrare forse in maniera più compiuta le tesi che ho espresso nel mondo al contrario. Ma non perché fossero illustrate male nel primo libro, ma semplicemente perché sono state deliberatamente travisate da moltissime persone. Le prime sono quelle che citava prima Diego Fusato, sono quelle che non hanno letto il libro e che hanno volutamente interpretato a piacere quello che sentivano nei corridoi o da qualsiasi altre, in qualsiasi altra occasione, da chi diceva loro, dagli articoli di stampa, no? Quelle che erano le idee che io invece avevo scritto in maniera ben diversa nel mio libro, e che si sono sentiti in dovere di esprimere pareri spesso caustici e spesso estremamente critici, ma sbagliando totalmente il significato delle frasi che avevo pronunciato. E in secondo luogo sono stati quelli che invece lo hanno letto il libro, pochissimi tra di loro, e che hanno in malafede interpretato quello che io ho espresso, dando dei significati totalmente fuorvianti alle parole stesse che io ho utilizzato in quelle righe che ho espresso. Questa è una cosa assolutamente riprovevole, primo perché ci siamo spinti addirittura a immaginare che quello che io avessi espresso costituisse un'offesa, una diffamazione, un'istigazione all'odio, cosa che invece rivendico non essere minimamente presente nel primo libro. E poi perché ha generato un'ulteriore onda di discussioni e di polemiche che non era assolutamente necessaria. Sotto un certo punto di vista ben venga, perché tutto sommato la notorietà che ho, di cui godo in questi giorni, è dovuta anche a queste interpretazioni fasulle di quello che ho scritto. Dall'altra parte mi rincresce che delle persone sicuramente di cultura, sicuramente di un livello elevato di istruzione, abbiano strumentalmente interpretato un libro che invece aveva un significato totalmente diverso. Quindi, scrivendo il secondo libro e intrecciando la mia vita con le tematiche del mondo al contrario, ho voluto fornire l'interpretazione originale, la mia, che essendo l'autore conosco perfettamente, e fornire quindi a tutte le persone che nutrono un minimo dubbio un motivo per ripensarci. Sono convinto peraltro che tutti quelli che hanno interpretato strumentalmente il primo libro non è che si ricreveranno, anzi, rincareranno la dose, perché è stata un'azione deliberata e quindi non hanno motivo per tornare indietro, nella maniera più assoluta. Continueranno ad affermare l'impossibile, a essere costanti e coerenti con quello che hanno detto nella prima versione. Anzi, leggevo ultimamente su un giornale che qualificava così il mio secondo libro: è sempre Vannacci, ma questa volta se ne vanta. Quindi una bellissima espressione. E poi ho voluto anche raccontare, insomma, quelle che sono le mie esperienze di vita, in modo da spiegare perché alcune idee, alcune opinioni, alcuni pareri siano potuti nascere e siano potuti svilupparsi nella mia mente lungo i 55 anni di vita che ho passato in parte in famiglia, in parte all'estero e in parte svolgendo quella bellissima professione che ho scelto di aprire. Ecco, Diego, per quale motivo il libro di Vannacci, anzi i libri di Vannacci, fanno tanto clamore? Perché in fin dei conti, almeno ho avuto una parola di Roberto, quelli normali non ci trovano tanta stranezza in quello che lui dice, no? Eppure anche dalle cose più normali sembra che invece ci siano dei retropensieri pazzeschi. Qual è il timore di una certa sinistra o di una certa classe politica o di non so chi? Perché tanta paura? Ma io credo che sostanzialmente il caso sia stato generato soprattutto dalla stampa. Se il libro fosse uscito senza destare subito il clamore che ha destato grazie alla diffusione mediatica, giornalistica,
del caso stesso che ha trasformato il libro e dirò di più il personaggio stesso di Vannacci in una sorta di monstrum che doveva essere escluso a ogni costo, probabilmente il libro non avrebbe creato questo clamore, sarebbe stato letto da alcuni, non si sarebbe generato questo caso. A mio giudizio l'oggetto critico del dibattito non sono neanche le idee espresse nel libro, che come si ricordava pochi in fondo hanno letto tra quelli che lo criticano, ma in qualche modo il fatto che sia stato innalzato a paradigma di ciò che è contro rispetto ad alcuni cardini del pensiero unico oggi dominante, e quindi in qualche modo lo si è subito trasformato nel bersaglio del pensiero unico dominante preferito o prediletto dai padroni del discorso, i quali hanno utilizzato il libro e lo stesso Affer Vannacci come strumento per delegittimare ogni tentativo di pensare altrimenti rispetto ai paletti prefissati del pensiero unico dominante. Sarebbe interessante discutere criticamente le tesi del libro di Vannacci, questo mi aspetterei si facesse, invece non si fa mai. Quello che colpisce, leggendo anche gli articoli o sentendo intellettuali che menano vanto di aver elaborato la critica del caso Vannacci, è che non hanno letto il libro, come si diceva, quindi criticano altrettante teste di turco che si sono create ad hoc per delegittimare in qualche modo la stessa facoltà di pensare altrimenti. Tra l'altro, non per sminuire il caso Vannacci in sé, ma si inserisce questo caso in una pericolosa ondata di censura, di limitazione del pensiero che in questi anni ha celebrato i propri fasti e che naturalmente si è organizzata in maniera particolarmente evidente intorno al caso del libro del Vannacci, ma che abbiamo visto anche in altri contesti emergere e che trova espressione in tanti sintomi del nostro tempo, ad esempio la famosa, da un certo punto di vista, famigerata battaglia contro le fake news, che da qualche anno è divenuto uno dei temi più ricorrenti nel dibattito pubblico e mediatico, a tal punto che parte dei giornalisti si sono autoproclamati, forse anche un po' orwellianamente, i professionisti dell'informazione, no? Ma che cos'è una fake news, per esempio? Anche questo andrebbe discusso. E che fare con chi eventualmente sostiene una fake news? Ritorno al tema già evocato in precedenza. Se uno volesse dire che 2 più 2 fa 5, ecco, quella sarebbe eventualmente una fake news molto facilmente criticabile, però ecco, in una società democratica si ha il diritto di dire che 2 più 2 fa 5? A mio giudizio sì, salvo poi essere confutati sul piano delle idee, non è molto difficile, però voi capite che si imbocca una china molto pericolosa quando si intraprende la lotta contro le fake news, perché ci sono fake news molto facilmente smascherabili, come 2 più 2 fa 5 o la terra è piatta, come ad esempio quando ci si pone su altri temi come quello della globalizzazione, per esempio, ecco, è una fake news criticare la globalizzazione e quindi non si potrà più criticare la globalizzazione. Ecco, io spiego sempre ai miei studenti questo concetto e poi mi taccio con questo esempio. Quando Re Luigi fu ucciso, evidentemente, ai tempi della Rivoluzione Francese, ci fu un fatto. Ecco, chi negasse il fatto che Re Luigi fu ucciso starebbe dicendo una fake news, d'accordo. Ma dire che Re Luigi fu giustiziato da degli eroi o fu ucciso barbaramente da dei marrani, ecco, sono due interpretazioni differenti. E quale dei due è vera e quale non lo è? Hanno il dovere e diritto di confrontarsi liberamente queste due interpretazioni. Ecco, a me pare che stiamo invece intraprendendo una via pericolosissima per cui si pretende di delegittimare ogni modo di pensare non allineato con gli schemi del pensiero unico, liquidandolo come fake news. Per questo io che, come si ricordava, non condivido tutte le idee di Vannacci, ritengo che sia fondamentale che egli, come tutti gli altri, abbia il diritto sacrosanto di dirle, esprimerle, presentarle e scriverle, ma questo del tutto a prescindere dai contenuti, è una questione anzitutto formale, perché se noi iniziamo a limitare le tesi di Vannacci che non si possono dire, le tesi di X che non si possono dire, si va veramente verso una sorta di
campo di concentramento mentale in cui tutto viene controllato, e allora ci troviamo dalla società spinoziana della libertas philosophandi allo psicoreato di orwelliana memoria, e questo è il pericolo che vedo all'orizzonte, o forse già in atto, nella nostra società. Devo dire che una delle cose più strane che ho interpretato in questi giorni è aver ricevuto tramite il mio legale, io tenendo conto di viaggio sulle 20 querele ormai anche 3 mesi, no? Quindi una cosa è pazzesca, cioè veramente quando entro al posto mi guardano con timore perché ho la barba, questa cartellina verde che prendo, pensano che sia chissà che cosa. È arrivata un'intimazione da parte di un rappresentante dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani, non Provincia, Partigiani, che praticamente dice: mi stupisco che una persona come lei, che vuole fare direttore di un giornale, chiami Vannacci a Udine, città medaglia d'oro della Resistenza. Allora, direi, ho provato a pensare, quindi Udine città medaglia d'oro della Resistenza, parla della guerra, parla Vannacci anche militare, mi vedi così, qual è il problema, ecco. Allora, quello che io veramente non capisco, anche se mi rendo conto che forse non sei la persona adatta per una questione, diciamo, mia non tua, a fare questa domanda in faccia a Fusaro, come mai l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani, è diventato il secondo partito del centro-sinistra dopo il PD? Ma questa è una domanda interessante, perché oggi il dibattito si articola in maniera non neutra intorno al tema dell'antifascismo permanente in assenza di fascismo a sinistra e dell'anticomunismo permanente in assenza di comunismo a destra, e quindi c'è sempre bisogno di trovare un fascista o un comunista per non parlare delle questioni reali e delle contraddizioni che attraversano il nostro presente. Credo sia del tutto ridondante ricordare che i problemi che attraversano la nostra vita sono legati all'Unione Europea e alla globalizzazione, alla concorrenza spietata e alla privatizzazione, e quindi è del tutto in qualche modo distorsivo rispetto alla realtà continuare a parlare del fascismo e dell'antifascismo, del comunismo e dell'anticomunismo, ma non fosse altro che per il fatto che non esistono più rispettivamente da 70 anni il fascismo e dall'89 il comunismo in Europa. Quindi io credo che si debba leggere in questa chiave, no? L'ossessione che taluni hanno per il comunismo e per il fascismo, e in questo senso, tra l'altro, se c'è una lezione di cui dovremmo essere custodi gelosi è proprio quella per cui, andando al di là delle dittature che hanno insanguinato il Novecento, ecco, dovremmo far tesoro del fatto che la democrazia è la realtà in cui tutti hanno il diritto di parlare, di presentare le proprie idee, perché voi capite che è lievemente contraddittorio dire che in nome dell'antifascismo si impedisce a una persona di parlare e di esprimersi, perché sembra invece che sia la continuazione del fascismo, o allo stesso modo dire che in nome dell'antistalinismo si impedisce a una persona di parlare o di scrivere, perché sarebbe la continuazione dello stalinismo in realtà, e quindi vedo una contraddizione abbastanza dominante sotto questo profilo. Quindi direi che queste forme oggi particolarmente in auge servono sostanzialmente a negare il libero dibattito, oltre che a contrapporci permanentemente, ma questa è un'altra storia, tra fascisti, antifascisti, comunisti, anticomunisti, per negare la possibile unione del basso contro l'alto, cioè delle classi sofferenti nel quadro della globalizzazione, quindi ceti medi e lavoratori, precari e partite IVA, che tutto l'interesse avrebbero a formare un polo unificato di resistenza e di lotta contro l'alto, ossia contro l'aristocrazia finanziaria, contro i globocrati del capitalismo finanziario e così via. E invece in questo modo si produce una orizzontalizzazione del conflitto, ci dividono fra fascisti, antifascisti, comunisti, anticomunisti, ultimamente anche vegani e carnivori, ma potete voi stessi ampliare ad libitum le divisioni
create e indotte dal potere, uomini e donne, un'altra che va molto forte. Ecco, quindi io direi che avendo attraversato il Novecento dobbiamo lasciarci alle spalle i cadaveri concettuali del Novecento e provare a pensare oltre, andando al di là di queste categorie che servono soltanto a non capire la nostra realtà presente, perché continuare a urlare allo spauracchio del fascismo o del comunismo oggi serve solo a non vedere la realtà in cui siamo. La realtà in cui siamo è contraddittoria, certo, è gravida di violenza e di ingiustizie, certamente, ma è un puro non seguito pretendere di liquidare le ingiustizie e le storture oggi chiamandole fascismo o comunismo. Vanno esaminate in relazione alla società di cui siamo abitatori, che potremmo chiamare neoliberale, capitalistica, di libera concorrenza o di fanatismo economico, però occorre, a mio giudizio, andare oltre categorie ormai inservibili. Alberto. Infatti faccio una domanda tipicamente di sinistra. Ecco, hanno impiegato 100 anni e poi ci sono arrivati. Hanno chiesto, ma chi era Mussolini? Bellissimo. No, vi racconto l'antefatto perché è molto, molto curioso, molto divertente. Mi trovavo a Trignago, che è un paesino in provincia di Verona, dove di fronte a me avevo un palco di circa 700 persone, di cui circa 200 erano in piedi. E avevo un intervistatore, direi tre, tra l'altro anche molto bravo, che continuava a incalzarmi con delle domande molto acute, molto provocatorie su quello che io avevo scritto nel mio libro, cercando in maniera neanche troppo velata di farmi inganno, di farmi essere contraddittorio, di farmi dire magari delle frasi o delle parole che non sarebbero state bene accolte dalla audience tipica del suo canale. E a un certo punto a bruciapelo, parlando, ma non mi ricordo esattamente, magari parlavamo del pianeta LGBTQ, o parlavamo della società multietnica e multiculturale, di tutte le tematiche che esprimo, insomma, che tratto nel libro, a un certo punto in maniera proprio repentina mi dice: ma chi era Mussolini? E io mi sono un attimo, quel nanosecondo per elaborare la domanda, che non c'entrava assolutamente nulla con tutto quello che avevamo discusso sino ad allora, ho nasato immediatamente il tranello e mi sono detto: qualsiasi cosa risponda sicuramente è sbagliato, e io dica che Mussolini era, tra virgolette, visto positivamente, che io potessi dare un giudizio di qualsiasi tipo, vuoi positivo mi avrebbe dato del fascista, vuoi negativo mi avrebbe dato della persona che mente, ho cercato quello che poteva essere la definizione più neutra da poter dare a questa figura, e mi sono venute in mente due espressioni: statista e uomo politico. La seconda aveva di mezzo la parola politica e non mi piaceva, e quindi in quel nanosecondo ho risposto: è stato uno statista italiano che ha governato l'Italia dal 1922 al 1943. Quindi ho dato una risposta fattuale, specifica, che nessuno poteva contraddire e che rappresentava effettivamente quello che la figura di Benito Mussolini aveva svolto nel ventennio dello scorso secolo. Apri il cielo, spalanca la terra. Il giorno dopo sono usciti articoli da tutte le parti: Vannacci rianita Mussolini, perché statista vuol dire persona particolarmente versata nel governo dello Stato. Eccolo, ha usato un termine che si usa solo per Cavour, si usa per tutte le persone che hanno fatto qualche cosa. Invece no, Mussolini era un dittatore, un assassino, una piega persona, e si sono scatenati tutte quelle che potevano essere le critiche e le polemiche riferite a questa mia espressione. E allora io ho detto che effettivamente avrei potuto dire qualche cosa di sbagliato, e sono andato, come al solito, come cerco di fare, a documentarmi se effettivamente la parola da me usata avrebbe potuto avere significati diversi, e mi sono accorto che non li aveva. Quindi anche la Treccani, che il professor Revelli ha citato in una sua recente intervento in un video, peccato che si sia dimenticato di citare la prima definizione di statista, ma sia passato direttamente alla seconda, perché la stessa enciclopedia Treccani, alla voce statista, risponde come prima definizione uomo e donna di Stato. Quindi
E poi sono andato a cercare anche le varie definizioni di Mussolini, e ce ne sono tantissime. Però esiste anche l'Enciclopedia Larousse, che è una delle più grandi enciclopedie, almeno a livello europeo, che definisce Mussolini homme d'état italien, l'uomo di Stato italiano, e poi ne indica la data di nascita e la data di morte. Quindi anche su questo aspetto ritengo che non solo Roberto Vannacci, ma tante qualificate e informate pubblicazioni che sono disponibili a tutti quanti, sia in rete che dal punto di vista fisico, riportino esattamente la definizione da me usata. Ora, la domanda è non tanto se la definizione sia giusta o sbagliata, perché penso che sia abbastanza futile discuterne, ma è tutta la polemica che è nata a seguito, polemica che al solito è strumentale e pretestuosa per far passare delle idee, dei concetti o delle critiche che sono assolutamente funzionali al raggiungimento di un obiettivo ben preciso, ovvero denigrare Vannacci, fare in modo che Vannacci sia messo in quell'angolo e che la censura morale di cui parlavo prima sia perpetrata. Un'altra cosa che sorprende è vedere come gli oppositori di Vannacci, ho visto recentemente un'intervista, un confronto con Calenda, ad esempio, Calenda credo abbia lo 0,03%, no? Però parlava con un'arroganza micidiale e sosteneva che un generale deve essere fedele allo Stato. E quindi per essere fedele allo Stato, probabilmente deve essere, come dire, essere fedele allo Stato per un generale. I militari prestano giuramento, no? Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione, le leggi e gli adempiti con disciplina e d'onore a tutti i doveri dello Stato. Questa è la forma del giuramento che è chiarissima e che prevede soprattutto una fedeltà dal punto di vista delle azioni, di quello che uno svolge, del lavoro che fa, di come si comporta, ma non sottende mai una sorta di costrizione del pensiero, delle ideologie o delle idee, perché la nostra Costituzione, che è fondamentalmente liberale, non si inoltra mai nella limitazione di quello che uno può pensare o può immaginare. Quindi non vedo veramente alcuna dicotomia tra una persona estremamente ligia a tutti quelli che sono i dettami della Costituzione e delle leggi, ma che possa pensare in maniera totalmente libera, per esempio, che la democrazia potrebbe non essere la forma di governo più indicata. Cioè, se un cittadino italiano scrivesse un pamphlet elogio della dittatura, no? Nel quale spiegasse le sue motivazioni per le quali la dittatura potrebbe essere il migliore della democrazia, secondo voi sarebbe una persona che non si attiene alla Costituzione italiana? No, sarebbe semplicemente una persona che scrive un parere e magari è il cittadino più ligio in tutto quello che fa a quelli che sono i dettami della legge della Costituzione. Se non sbaglio, sino a qualche anno fa esisteva un partito monarchico in Italia, no? Quindi un partito che esprimeva l'idea che una monarchia fosse migliore rispetto a quella che poteva essere rappresentata dalla democrazia, eppure non era un partito fuori legge. Quindi laddove si è travisato, no? Anche sul concetto di essere ligi alla Costituzione, di rispettarla, di rispettare le leggi, è proprio da dove non si riesce a fare la distinzione tra il comportamento, le azioni, il pensiero e le idee, che sono due cose totalmente diverse. Io posso pensare liberamente che una legge non sia opportuna, o che sia profondamente ingiusta, o che sia inutile. L'importante è che la rispetti, fino a che questa legge non verrà cambiata. Lo facciamo tutti i giorni. A partire dalle leggi, quelle più, diciamo, di non grande rilevante importanza, come può essere quella degli autoerox o quella delle multe, o sanzioni amministrative o norme, sino alle leggi più importanti. No, io le ho criticate nel mio libro, quelle per esempio, le possibili attività di perfezionamento sulle varie normative riguardanti la legittima difesa. Ma anzi, un processo che è doveroso. E poi, se ci sono seguiti a queste idee, possono essere portati in ambito legislativo a proporre delle varianti, tutto quello che è. Ma la democrazia, fortunatamente, evolve. Qualsiasi forma di governo evolve. E se non ci fosse un atteggiamento critico nei confronti sia delle leggi, ma anche della Costituzione, che prevede, no, i meccanismi per un suo cambiamento,
tutto rimarrebbe immobile nel tempo e sarebbe fossilizzato in quel momento in cui la Costituzione e le leggi sono state scritte. Quindi credo che la grossa confusione sia proprio quella, cioè quello di distinguere le azioni e i comportamenti dalle idee e i pensieri. Grazie. Perché tutte le volte che c'è uno scontro, credo usarlo come uno scontro anche il più banale, il più piccolo, il più violento, pensiamo a Genova, a G8, pensiamo a quelli più recenti, in cui degli studenti si prendono a sassate con la polizia, molto spesso poi si vede nelle immagini che i poliziotti sono poliziotti prevenienti di leva di 20 anni e gli studenti sono fuori corso di 40, perché si parla della modalità. No, questi giovani ragazzi, studenti che gli si difendono con questi punti, barba, pofra, vabbè, ma a parte questo discorso qua, la domanda è così veramente assurdo che la polizia di fronte agli studenti faccia valere anche la forza fisica dove ce n'è bisogno, o secondo te dovrebbero dialogare, sedersi, togliersi il casco e iniziare a dialogare? Ma io distinguerei sempre i singoli poliziotti dalla polizia come entità metafisica, perché spesso si parla di polizia in universale, ma quando capitano gli incidenti, così come non sono gli studenti in generale, ma singoli studenti, non è la polizia in generale a usare la violenza, ma singoli poliziotti, e quindi non generalizzerei mai in astratto creando la contrapposizione tra studenti e polizia. Per quello che riguarda il G8 di Genova, io ne do un'interpretazione, dato che è stato evocato da Marco. A mio giudizio è stato il primo segnale di quello che sarebbe stato poi l'ordine mondiale, come si sta sviluppando anche oggi, cioè una repressione brutale di quanti non si adeguavano all'ordine mondiale della globalizzazione, fino alle giubbe gialle o gilet jaune di Francia. Siamo abituati a pensare che tutto proceda sempre solo secondo le leggi del dolce commercio e dell'economia. In realtà l'ordine neoliberale, quando subisce delle contestazioni, interviene pesantemente. L'abbiamo visto, credo che anche gli anni scorsi abbiano conosciuto forme di repressione, di limitazione delle libertà molto evidenti, e quindi questa è l'interpretazione che darei del G8 di Genova. Poi gli studenti, bisogna intendere quali studenti, ecco. Ad esempio, a mio giudizio, gli studenti che protestano a sostegno del popolo palestinese pacatamente hanno tutto il diritto di farlo. Certo, se usano la violenza è compito della polizia impedire che questo accada, però un conto è il sacrosanto diritto di fare una protesta pacifica a sostegno, in questo caso, del popolo palestinese, altro conto è quello di usare la violenza e quindi cercare lo scontro. Analogamente, la polizia ha il suo compito di fare in modo che tutto proceda secondo le norme e non ha alcun diritto di usare la violenza. Certo è che poi ci sono singoli casi che fanno esplodere questi contenziosi, questi conflitti, e si creano due partiti, pro polizia o pro studenti. Io eviterei di cadere in questa trappola. In questo senso, un autore come Pasolini aveva già capito tutto, ecco, la contrapposizione non è fra studenti e poliziotti, la contrapposizione è sempre un'altra, è quella tra chi sta in alto e quelli che stanno in basso sostanzialmente, ossia tra chi comanda e dirige le cose e chi invece le sta vivendo, perché poi è questo quello che più desta stupore, meraviglia e anche sdegno della globalizzazione di cui siamo abitatori, cioè il fatto che si sta producendo una polarizzazione sempre crescente tra i primi e gli ultimi, tra le elite plutocratiche dell'alto e le masse nazionali popolari in basso, che sostanzialmente non contano nulla. Come disse in una frase che dovrebbe essere scolpita nel nostro immaginario, la folla che protestava a Madrid alla Puerta del Sol nel 2011: noi non siamo di destra, non siamo di sinistra, siamo la gente che non conta niente. È un'immagine perfetta di quello che sta accadendo oggi nel quadro della globalizzazione. Quindi pensare che il conflitto sia tra poliziotti e studenti è molto ingenuo, ci scherma lo sguardo rispetto al vero conflitto, che è ben altro. D'accordo, grazie.
Però io invece dal punto di vista meno filosofico ma più attuale, vado a pensare ad esempio alla strage di Nassiriya, vado a pensare a tante altre stragi, tante altre vicende di guerra dove tantissimi soldati, poi Roberto tu ovviamente ci illustrerai, rischiano quotidianamente la vita e si sentono dire da parte di una certa classe politica che vanno a portare la morte. Quindi dico, è questo paradosso, cioè tu che hai fatto tante missioni e decisamente guidando corpi come il Colmoskin, Folgore e altri, insomma, avete sicuramente rischiato la vita. Che impressione avete nell'affrontare queste missioni dove vi trovate chissà cosa dall'altra parte e poi sentirvi dire che siete portatori di morte? Da qualche duro ovviamente, non certo. Sì, beh, anche in questo caso le persone che si esprimono in tale maniera credo che non abbiano ben chiaro quelli che sono diciamo, i meccanismi che sottendono l'invio di una missione militare, perché non è che i militari o i soldati si autorizzano a intervenire in qualsiasi parte del mondo e sono liberi di decidere quelli che sono le regole di ingaggio e quelli che sono i propri compiti e i propri obiettivi, ma è la politica stessa che da sempre ha in mano le decisioni riguardo l'impiego dello strumento militare che secondo quelle che sono le procedure specifiche approva o non approva l'impiego delle forze armate. Ricordo che le forze armate hanno fondamentalmente due compiti, l'impiego della forza o l'impiego della minaccia dell'uso della forza. Tutto il resto degli altri compiti accessori sono, come ho detto, compiti accessori, il fatto che possano essere usate in caso di calamità naturale, in caso di concorso per la pubblica utilità, sono compiti ancillari che le forze armate possono svolgere in maniera, diciamo, supplettiva, ma il loro compito fondamentale è quello di combattere o di minacciare il combattimento. È una cosa semplice, molto elementare, che forse ci siamo dimenticati, anche perché quando ci viene ripetuto che l'articolo 11 ripudia la guerra, ci dimentichiamo che pur ripudiandola non è linea, e i fatti di questi giorni purtroppo ci ricordano che la guerra è sempre presente e si avvicina sempre di più a quello che è il nostro spazio nel quale noi siamo abituati a vivere in maniera pacifica ormai da 80 anni a questa parte. Allora, i politici che criticano l'impiego delle forze armate si dovrebbero rivolgere agli stessi politici che ne hanno disposto l'impiego, e non ai militari che svolgono una missione, un compito, un'attività per la quale sono stati investiti. Tutto qua, una cosa molto semplice, ma che spesso ci si scorda di ricordare. Però Diego, una cosa che non condividi invece del Vannacci pensiero? Ma allora io, come dicevamo, distingo due piani. Da un lato il piano della libertà d'espressione, di pensiero e di presentazione delle proprie idee, e in questo io sono totalmente dalla parte, come già ricordato, della difesa della libertà di espressione e di pensiero. Ciò detto, bisogna poi discutere le idee criticamente. Io, come dire, ho letto pagina per pagina, dal primo all'ultimo rigo, il libro di Vannacci, Il mondo al contrario, e se dovessi sintetizzare la critica che muoverei pacatamente e socraticamente al generale, è sostanzialmente la seguente, la sintetizzo molto. Bravo generale Vannacci, lei ha perfettamente ragione, viviamo in un mondo al contrario, e bene ha fatto a sottolinearlo. E tuttavia il suo libro, dalla prima all'ultima pagina, non cita i due pilastri fondamentali di questo mondo al contrario, quelli in qualche modo che sono la scaturigine di tutti gli altri punti che contraddistinguono il mondo al contrario. E questi due pilastri fondamentali sono l'ordine neoliberale o capitalismo o fanatismo economico, se preferite turbo capitalismo della globalizzazione dominante, primo punto, e secondo punto è l'atlantismo imperialistico, che è, diciamo, il braccio armato statunitense che impone al mondo intero il capitalismo. Anche sulla questione di Nassiriya forse abbiamo una veduta diversa, credo che tutti noi piangiamo le vittime di quel feroce
attentato, di quel gesto che si verificò, però forse diamo un giudizio diverso su quello che stava accadendo. Io, ad esempio, sono fermamente contro l'imperialismo della NATO e considero che l'Italia, in quanto parte della NATO, sia sostanzialmente in una funzione di colonia della NATO stessa, e quindi prenda parte alle sue guerre imperialistiche e compia occupazioni indegne di territori altrui. Ci ho detto, piangiamo le vittime dei nostri compatrioti che sono morti alla Siria, però ecco, non possiamo, a mio giudizio, celebrare le missioni di pace, come le chiama la NATO, perché quelle, con tutto il rispetto, sono missioni di guerra imperialistica, da cui l'Italia dovrebbe, come gli altri paesi europei, a mio giudizio, chiamarsi fuori il prima possibile, affinché ci fosse realmente un'altra Europa. Avremmo bisogno di un'Europa davvero autonoma e sovrana e libera, oltretutto, dalla NATO. Ecco, quindi, in sintesi, per farla breve, i due cardini da cui derivano tutti gli altri punti del pensiero dominante oggi sono questi: il capitalismo globalizzato e l'imperialismo della NATO, anche dei problemi che stiamo vivendo ora, intendiamoci, no? Quello che sta accadendo in Russia, credo, non so sulla Russia come sia la visione del generale Vannacci, ma la mia visione è che questa orrenda guerra della Russia è una guerra scatenata dalla NATO e dall'imperialismo statunitense, perché si è espanso dagli anni 90 cercando la Russia di Putin. Cioè, dire che la colpa, come dicono su tutti i media, la colpa della guerra è di Putin che ha invaso l'Ucraina, significa come vedere solo l'ultima parte del film, non vedendo quello che è accaduto nei 20 anni precedenti, quando la NATO un po' alla volta ha occupato gli spazi post-sovietici. E quindi, ecco, su questi temi credo che abbiamo una divergenza di vedute, ma ben vengano le divergenze di vedute, almeno abbiamo anche di che discutere socraticamente. C'è una divergenza di vedute. Certamente c'è una divergenza di vedute, però adesso a me viene l'ansia della prestazione, perché devo rispondere a un filosofo, uomo di cultura. Io invece sono un tropieto alla trincea e dal civile, quindi sicuramente userò parole meno auliche e meno dotte. Però spero di riuscire a comunque far passare quello che è il mio pensiero. Riguardo, diciamo, il primo pilastro, che è stato definito dall'amico Diego, l'ordine mondiale neoliberista e il fanatismo economico, io ho una visione leggermente diversa, ma probabilmente perché mi baso non su una cultura specifica per l'aver studiato e l'aver approfondito questa materia, ma su delle osservazioni molto empiriche. Cioè, io alla fine ritengo che il fine ultimo, no, di tutte le società umane sia la ricerca della ricchezza, la ricerca del benessere, la ricerca dello sviluppo e del progresso, perché alla fine questa ricerca ci porta a vivere tutti meglio. Sicuramente ci porta a una magari ampliamento delle divaricazioni tra chi è estremamente ricco e estremamente povero, però anche gli estremamente poveri in un contesto estremamente ricco nella sua globalità stanno molto meglio rispetto ai grandi poveri in un contesto di grande povertà. Quella che in qualche modo viene chiamata l'onda, l'alta marea che solleva tutte le barche, alcune saranno sollevate molto di più, ma tutte più o meno verranno sollevate. E quindi non so se questa idea si inquadra nell'imperialismo economico o nell'idea che la ricchezza debba essere cercata con tutti i metodi e con tutte le procedure, anche a rischio di sottomettere, di creare iniquità. Però ritengo che tra le due, cioè tra avere una globalità mediamente povera e invece avere una globalità più ricca, anche a costo di avere delle divaricazioni molto pronunciate tra chi è estremamente ricco e chi è estremamente povero, io personalmente preferisco la seconda. E parto proprio da un concetto empirico. Guardiamo un po' quelle che sono le nuove dottrine che ci vengono in qualche modo profuse negli ultimi anni. Diritti per tutti. Allora, dovete sapere che anche su questo argomento, essendo una persona che viene dal terreno, la prima cosa che ho fatto sono andato su Google e ho cercato diritti. Che cosa sono, cosa fanno,
E le prime vignette che mi sono apparse sono le lezioni che si fanno alle elementari ai bambini, dove c'è scritto ad ogni diritto corrisponde un dovere. E guarda caso questo concetto non viene più detto, non viene più insegnato, non viene più propagato, si millantano diritti per tutti quanti, dimenticandoci che ad ogni giorno ho il diritto di essere pagato, se è scritto il dovere di lavorare, altrimenti questo diritto non si... Io ho il diritto di essere libero se dedico la mia vita alla conservazione o alla conquista della libertà, altrimenti questo diritto mi viene portato via. Ce lo scordiamo queste cose, non esiste un diritto che viene acquisito per sempre e che poi c'è lo Spirito Santo che ce lo continua a mantenere, ce lo continua a dare. È tutto correlato con un dovere. E un'altra cosa che ci dimentichiamo è che ogni diritto ha un costo. Un costo che può essere contabilizzato o da un punto di vista sociale o da un punto di vista economico. Ho diritto alla pensione, certo, hai diritto alla pensione, però questo costa. Costa una certa quantità di denaro che la società deve impegnare per darti questo diritto. Allora, quando si propugna la società dei diritti per tutti, una cosa è vivere in una società estremamente ricca, che si può permettere il lusso di spendere sia da un punto di vista sociale che economico per cercare di soddisfare questi diritti. Altro è una società che ricca non è e che quindi, pur millantando diritti per tutti, trasforma questi diritti in una vera utopia. Vogliamo cambiare argomento? Parliamo dell'ambientalismo, no? Tutti ci dicono che dobbiamo essere ambientalisti, una cosa bella, giusta. Peccato che l'ambientalismo costi, e costi enormemente. Basta pensare a quello che ci costerebbe rivestire le nostre case con i pannelli isolanti, acquistare le auto poco inquinanti, cambiare sistemi per la generazione di energia. Purtroppo l'ambientalismo è un lusso per i ricchi. E quindi se io non riesco a arricchirmi sempre di più, non solo non posso garantire i diritti e non posso garantire l'ambientalismo, ma ottengo i risultati esattamente controproducenti, cioè sarò meno ambientalista e sarò in grado di garantire meno diritti a tutti quanti. Quindi è vero, la ricerca della ricchezza ha sicuramente degli effetti collaterali, l'ingiustizia, l'inquinamento, l'iniqua distribuzione della ricchezza stessa. Però bisogna sempre bilanciare i pro e i contro. Parlare contro la Repubblica. No, dato che il tema diventa filosofico in senso pieno. Io, tornando sul tema, direi che converrà con me il generale Vannacci, che è un mondo al contrario, per riprendere il titolo del suo libro, quello in cui, ed è il mondo neoliberale contemporaneo, una banca può portare via la casa a un cittadino. Una società come quella americana prevede che se non hai i soldi non puoi essere curato e vieni messo sul marciapiede. Cioè, per dire, l'idea della libertà economica è importante, ma deve essere subordinata a uno Stato che intervenga nell'economia e garantisca a tutti i diritti fondamentali, tra cui l'istruzione, la sanità e molti altri ancora. È quello che nel Novecento abbiamo conosciuto in parte con il keynesismo, ossia l'idea che ci sia un mondo in cui l'individuo può perseguire i propri obiettivi, ma certi diritti fondamentali devono essere garantiti a tutti, tra cui il lavoro, l'istruzione e la sanità. Quindi io rivendico pienamente, forse in questo siamo di diverse vedute, il primato dello Stato sul mercato. Questo non vuol dire annullare il mercato, ma significa riconoscere che lo Stato viene prima e ha più dignità rispetto al mercato e deve all'occorrenza intervenire nel mercato. Tra l'altro, a proposito di mondo al contrario, si potrebbero moltiplicare gli esempi. Ricordo a tutti che con la crisi del 2007, fatta scaturire dal sistema finanziario, delle banche, della libertà glorificata dagli araldi dell'ordine neoliberale, la crisi è scaturita dal sistema bancario, ma l'abbiamo pagata noi come cittadini, vorrei ricordare a tutti, ed è stato solo grazie allo Stato e al suo intervento che non è finita nel modo peggiore per tutti. Ecco, sulla questione dei diritti di cui diceva il generale Vannacci, bisogna a mio giudizio distinguere attentamente i diritti, che sono una cosa seria e imprescindibile, dai capricci al cobaleno, che sono un'altra cosa.
contrari di questo, in cui i diritti fondamentali, che sono quelli del lavoro, il diritto, i diritti sociali, i diritti di poter mandare i figli a scuola, di essere curati se si sta male o se ne ha bisogno, stanno sparendo, stanno evaporando, perché ci hanno spiegato che abbiamo vissuto per troppi anni al di sopra delle nostre possibilità. Questa è una delle frasi preferite, no? Da chi ha già deciso di chiamare i diritti privilegi e di chiamare lotta ai privilegi la lotta contro i diritti. Li stanno smantellando uno dopo l'altro, un modello di società americana, no? Se hai i soldi, hai i diritti, no? Trasformi i diritti in merci, le merci notoriamente sono disponibili per tutti, o meglio per chi se le può permettere. E poi invece prosperano quelli che sono i capricci arcobaleno, che però sono un portato della società del libero mercato. Per questo dicevo che il cardine del mondo al contrario è proprio la società di libero mercato, ed è per questo che sono in disaccordo con Vannacci, perché coglie che c'è un mondo a rovescio, ma non ne coglie il fondamento primo, che è la società di libero mercato. Il mondo in cui i capricci vengono chiamati diritti e i diritti reali spariscono è quello della società di mercato. Perché? La società di mercato prevede che ogni vostro capriccio, che sia l'utero in affitto, che sia la legalizzazione delle droghe, debba essere un diritto. E se non c'è il riconoscimento di quel capriccio come diritto, allora lì c'è una discriminazione contro la quale bisogna battersi. Ecco, questa è una società che ha scambiato i capricci per diritti e che al tempo stesso ha messo in congedo i diritti fondamentali. Si potrebbe fare davvero una fotografia impietosa dell'Europa tutta. Ripeto, i diritti fondamentali stanno sparendo, sostituiti dai capricci. Qual è la differenza fra un diritto e un capriccio? Il diritto implica, come giustamente si diceva, anche un dovere, e soprattutto vale per tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni economiche. Il capriccio invece è astrattamente disponibile per tutti, ma in concreto è disponibile per chi se lo può permettere. È quella che stiamo vivendo, una società dei capricci insaziabili che si nascondono dietro l'effigie dell'arcobaleno. L'arcobaleno è l'immagine esatta di questa società che chiama diritti i capricci, e i capricci hanno questa prerogativa, ripeto, sono l'arcobaleno, appunto, che nasconde il grigio di una società che sta umiliando le classi lavoratrici e i ceti medi, e però distrae con questi diritti arcobalenici, che in realtà sono capricci di consumo per ceti abbienti. Questo vuol dire che noi dobbiamo, a mio giudizio, rimettere al centro i temi del sociale e del lavoro, e liberarci da questo immaginario alienato di capricci di consumo come l'utero in affitto o la legalizzazione delle droghe. Cioè, vedete, non sono diritti, sono capricci. Voglio avere un figlio con l'utero in affitto, voglio fruire delle droghe perché voglio consumare, ma non sono diritti questi, sono capricci. I veri diritti sono quelli che riguardano il lavoro, la possibilità di essere pagati equamente con un salario dignitoso, la possibilità di essere curati e così via. Quindi in sintesi, ha colto nel vivo, c'è un mondo al contrario, ma la base di questo mondo al contrario è il libero mercato deregolamentato. Grazie. Velocissima replica, perché credo che esprimiamo più o meno gli stessi concetti, anche se io personalmente rispondo benissimo a quello che dice Diego Fusaro. Ci sono dei diritti fondamentali che vengono definiti diritti sociali, no? Lo studio, il lavoro, la sanità, e ce li siamo dimenticati. Raramente negli ultimi periodi si sente parlare di questi diritti sociali, laddove invece i diritti civili, che secondo me in maniera giusta chiama capricci, hanno preso il sopravvento su tutto. Quindi verissimo, e lo sostengo anche io, che lo Stato debba sopravvedere alla fornitura di questi diritti fondamentali e sociali, ma è altrettanto vero che uno Stato ricco riesce a farlo in maniera molto più efficace che uno Stato povero. E quindi alla fine la ricerca della ricchezza contemperata con la socialità dello Stato, che interviene e regola il libero mercato, credo che sia la formula corretta. È interessante la tesi, però se fosse come dice lei, gli Stati Uniti d'America, che notoriamente sono il paese più ricco, dovrebbero essere quelli che garantiscono anche più diritti sociali, ed è molto difficile dimostrare che sia così.
Bene, approfitto di chiedere alle cortesi signore che ci assistono nella serata di questa sera, nel quadrume in cui state qua. E fuori ci sono delle persone non di sinistra che non riescono ad entrare. Se riuscissero ad entrare qualcuno in più, magari. Grazie. Ecco, allora qui Udine si parla da diverso tempo, ma in realtà non è che se ne parli solo a Udine, se ne parla un po' in tutta Italia, di questo problema delle baby gang, ovvero di questi ragazzi che compiono atti di delinquenza che arrivano fino a vera e propria fine. In realtà sono più gang che baby, perché? Perché il problema alla base che abbiamo qua in questa città, ad esempio, credo che qualcuno lo sappia, ma non tutti, è che ci sono una serie di cooperative dedicate all'accoglienza di minori profughi non accompagnati. Minori? Come? Minori o falsi minori? Ecco, non mi imbrusciare però, perché sennò vuol dire adesso, l'ho tenuta fino adesso. Allora, di minori profughi non accompagnati. Il problema qual è? Che andando a vedere alcuni minori profughi non accompagnati sono vistosamente più vecchi di me, e io più di 17 anni mi dimostro. Allora la domanda è questa qua, loro dicono sì, sono minori perché non avendo i documenti non posso dimostrarlo, ormai fare ricorrere al metodo come la biografia del polso piuttosto che l'impronta dentaria è complicato e quindi bisogna crederli. Cosa succede? Che questi finti minori arrivano in Italia, hanno un casellario giudiziario veramente imbarazzante, cioè eccetto l'omicidio hanno veramente di tutto di più, però non hanno, cioè non possono andare neanche da nessun'altra parte in quanto minori, e continuano a tutto andare a delinquere, a delinquere, a delinquere. Però c'è da dire che oltre a loro c'è anche chi crea queste cooperative, che guadagna 100 euro al giorno con queste persone qui, che ne fa un bel business, quindi vuol dire che le due cose sono bilanciate. Ma tutto questo per arrivare dove? Che si legge di recentemente Milano-Torino, addirittura uno di questi qua a colpi di macete ha tagliato la gamba a un po' disgraziato che è in strada per una rapina, non si capisce neanche se l'hanno arrestato o meno. Quindi c'è una certa impunità da parte della legge. Dall'altra parte apprendiamo, e poi arriviamo alla domanda, a alcuni casi di legittima difesa, penso al gioielliere Mario Rogero, che sostanzialmente è stato, grandissima sfiga ovviamente, è stato tre volte vittima di rapine piuttosto violente. La prima volta praticamente è stato ricoverato in ospedale in pessime condizioni per i pugni e calci che ha preso lui, la moglie e la figlia. La seconda volta più o meno analoga, poi c'è stato il Covid, quindi per tre anni non è entrato nessuno, poi ha riaperto subito dopo il minato Green Pass e tanto caro Fusaro Green Pass, e immediatamente dopo entrano tre malviventi, pistola alla mano, colpiscono nuovamente il gioielliere, colpiscono la moglie, puntano la pistola alla tempia, portano via tutto quello che c'è, tirano un calcio, tirano un pugno, minacciano, una scena che avanti più o meno per mezz'ora con la pistola alla tempia. Io credo che a parte il generale Vannacci, forse poche persone hanno avuto la disgrazia di sentire la canna di una pistola puntata alla tempia o ai proprietari. Dopo tutto ciò, lui ovviamente, pistola alla mano, si difende, spara e due malviventi, si discute se il colpo di pistola sia partito all'interno della gioielleria oppure immediatamente fuori, perché se immediatamente fuori, secondo certa giurisprudenza, era finita la fragranza di reato, quindi non c'era più pericolo, morale della favola, questo gioielliere è avuto per aver ucciso i due rapinatori, dopo una sequestrazione, 17 anni di galera e 400.000 euro di indennizzo ai familiari dei rapinatori. Ora, quello che chiedo a René Vannacci, secondo lei è possibile uno Stato dove si parla di legittima difesa, ma come si commisura realmente una legittima difesa? Sì, qua entriamo in un capitolo, uno dei capitoli cardine del libro, no? Il capitolo sulla sicurezza e sulla legittima difesa. E vorrei ricordare che la sicurezza, tolte le necessità primarie, quelle che garantiscono la sopravvivenza, no? Mangiare, bere e dormire,
è una e la prima necessità di qualsiasi gruppo sociale. Proprio secondo la piramide di Maslow, la sicurezza è quella che conta di più, altrimenti il gruppo sociale non si sarebbe formato, le persone avrebbero continuato a vivere nella loro individualità. Si mettono insieme, si aggregano, proprio perché il gruppo crea maggiore sicurezza, difende dalla natura, difende dai nemici, difende da chi vuole recare danno, ed è così che nascono le comunità sociali. Quindi se noi perdiamo la sicurezza, ma soprattutto anche la percezione della sicurezza, il gruppo sociale si va a disgregare, si va a spaccare, si va a frantumare e viene proprio destrutturata la società stessa. È una delle cose più pericolose che possano succedere, e purtroppo è quello che sta succedendo in molte delle nostre società occidentali. Noi tutto sommato in Italia siamo anche abbastanza fortunati, proprio guardando la statistica dei reati che stanno avvenendo all'interno dei nostri confini, rispetto ad altre nazioni come la Francia, come il Belgio, come la stessa Germania, ha una violenza reale molto paragonabile a quella che c'è all'interno dei nostri confini, almeno dei reati maggiori. Ora, il problema della legittima difesa che io pongo nel libro è posto secondo un parametro molto, molto, molto pratico, ovvero: perché la difesa è legittima? Perché fondamentalmente è una risposta a un'aggressione. E allora la giurisprudenza oggi va ad analizzare due parametri per capire se effettivamente la difesa possa essere considerata legittima oppure no. Primo, la necessità di difendersi. E questa molto spesso esiste, sussiste. Sono stato aggredito, non avevo la possibilità di scappare o comunque di sottrarmi un'aggressione e quindi sono obbligato a difendermi. Il secondo parametro è quello della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa. E là si creano le prime problematiche, perché molto spesso la proporzionalità viene calcolata, intanto è un problema calcolarla, no? Io ho studiato soprattutto materie scientifiche, quando devo fare un calcolo devo avere un numero di misura. E quindi come faccio a calcolare questo turbamento che la persona che è stata aggredita percepisce nei confronti dell'aggressione? Cosa vuol dire? Chilo, metro, centimetro, chilogrammo, non lo so, è una cosa abbastanza complessa da quantificare e da mettere sul piatto della bilancia. E poi quello che invece è, secondo me, assolutamente discutibile è il fatto che si metta sui due piatti della bilancia la violenza dell'aggressione rispetto al bene, al valore del bene che l'aggressore vorrebbe sottrarre a colui che si difende. Dice: no, ma quello ti voleva portare via il portafoglio. Tu hai reagito in maniera estremamente violenta e quindi la tua risposta non è stata proporzionale all'aggressione che si subisce. È vero, cioè dal punto di vista teorico potrebbe sembrare corretto, ma dal punto di vista pratico l'aggredito non ha idea di quello che stia cercando l'aggressore. E quindi lui non è che misura la risposta in base al bene che lui pensa che gli venga sottratto, ma lui misura la risposta in base a quel turbamento che percepisce al momento che l'aggredito lo aggredisce. E quindi come facciamo a misurare questo turbamento? Come faccio a dire che quella persona non pensava effettivamente che la propria vita fosse in pericolo quando l'energumeno gli è saltato addosso? Ed è secondo questo criterio, secondo me, che noi dovremmo, che io asserisco e rivendico quello che ho detto nel libro, che la difesa è sempre legittima. Perché l'aggressore, e lo dice uno che l'aggressore l'ha fatto per professione, è sempre in vantaggio rispetto all'aggredito. È lui che stabilisce i tempi, è lui che fa un piano prima di compiere l'aggressione, non la fa così a casaccio. Stabilisce il luogo, stabilisce anche la velocità secondo la quale l'aggressione avrà luogo, no? Perché più sono veloce e più riesco a sorprendere colui contro il quale io mi sto rivolgendo. E stabilisce anche le procedure: ti aggredisco a mani nude, ti aggredisco con un'arma bianca, ti aggredisco sfruttando l'oscurità. Quindi non vi è dubbio che colui che aggredisce è sempre in vantaggio di possibilità rispetto a quello che subisce l'aggressione. Quindi, seguendo questo paradigma, l'aggredito e la difesa è sempre legittima. Però voglio anche commentare brevemente un problema che prima è stato accennato da Marco, ovvero le delinquenti. Questo è un problema che coinvolge sia lo Stato, ma soprattutto le famiglie.
Perché ricordiamoci che quando parliamo di immigrazione, lui ha fatto specificatamente riferimento al fenomeno dell'immigrazione, i migranti che vengono accettati, che poi non sono, però ci sono, ed è una realtà, degli immigrati nazionali, di persone perfettamente italiane, di seconda, terza, quarta, quinta generazione, di nostri connazionali, che si dedicano a queste attività estremamente violente nei confronti dei propri coetanei. E qua abbiamo un fallimento di due istituzioni principali. La prima è lo Stato, che deve garantire la sicurezza, ma allo stesso livello è la famiglia, che è responsabile dell'educazione dei figli. E questa è una cosa estremamente grave, perché sono due istituzioni fondamentali della nostra vita che non sono riuscite a svolgere il proprio compito. Io scrivo nel capitolo della famiglia che uno dei compiti principali, uno dei tre compiti principali della famiglia, sono quello della procreazione, dell'educazione dei figli e del fornire un modello, diciamo, a livello piccolo di quelle che sono le società. Ora, fallire nell'educazione dei figli è il fallimento stesso di uno dei compiti che ha assegnato alla famiglia. Io vi voglio raccontare un aneddoto perché secondo me ci fa riflettere. In una delle mie esperienze all'estero, e non vi dirò dove, perché sennò poi vengo accusato ulteriormente di qualche altro epiteto, mi è capitato di avere una collaboratrice. Questa collaboratrice aveva un figlio particolare, un figlio minorenne particolare che aveva avuto dei seri problemi. E questa collaboratrice mi chiedeva la possibilità di rientrare a casa alle 11:30 e di ritornare al lavoro alle 4, facendo poi l'orario previsto, allungandosi a lavorare più tardi. Perché le autorità le avevano imposto di controllare il proprio figlio, di verificarlo, di seguirlo, perché altrimenti sarebbero intervenute loro togliendo la patria potestà. Quindi forse questo è un intervento troppo muscolare, però rivela una situazione nella quale le autorità statuali, le autorità governative controllano, verificano, hanno il posto della situazione in base a quello che questi ragazzi fanno a scuola, in base a quello che fanno magari nel fare piccoli reati, in base a come si comportano durante il tempo libero. E obbligano le famiglie anche a svolgere la loro funzione, qualora queste famiglie non l'abbiano fatto. Ecco, in Italia probabilmente in ambedue le situazioni ci sarebbe forse bisogno di un controllo maggiore in modo da garantire ai nostri figli una vita sicuramente più serena. Allora, ancora un paio di domande e poi diamo la possibilità, come di consueto, al pubblico di fare delle domande, e ribadisco da 30 anni a questa parte, dopo delle domande, e ribadisco però delle domande, non delle esternazioni, delle riflessioni, pensieri o altre. Ecco, chiedevo, volevo dire a Diego, proprio per persona interessata direttamente, vorrei che tu spiegassi alla gente qual è il pericolo che tu hai più volte denunciato di un mainstream, cioè di un'informazione piatta, di un'informazione gestita da determinate categorie, determinati soggetti che molto spesso sono sempre gli stessi e che possiedono anche gli stessi gruppi. Ma il primo pericolo è quello del prodursi di un pensiero omologato, e quando tutti pensano allo stesso modo è perché nessuno sta più pensando, in verità si produce una sorta di omologazione delle coscienze che genera l'incapacità di ragionare con la propria testa sui temi. Un tempo si parlava di pensiero dominante, perché evidentemente ve ne era uno dominante e uno antagonistico. Oggi siamo entrati davvero nel tempo del pensiero unico, perché non esistono più pensieri antagonistici, che anzi, se ove provino a istituirsi, vengono subito demonizzati in ogni modo e preventivamente censurati o ostracizzati. Quindi il vero rischio è quello di produrre una uniformazione delle teste. Io dico sempre, si parla tanto di questi tempi di immunità di gregge, ecco, forse dovremmo provare a conquistare l'immunità dal gregge e soprattutto la capacità di pensare sempre con la nostra testa, evitando di essere calamitati da quelle correnti del pensiero unico che fanno sì che noi agiamo in maniera automatizzata, no? L'esempio classico che faceva un importante sociologo
del Novecento, quando a teatro scatta l'applauso, ciascuno di noi tende a conformarsi, ad applaudire a propria volta. Ecco, anche in quel caso bisogna, prima di far partire il proprio personale applauso e quindi il proprio personale assenso, vagliare con la propria testa se sia il caso di oppure no. Questo esempio concreto ci permette di comprendere come anche quando leggiamo i quotidiani dobbiamo sempre far valere la nostra capacità riflessiva. Un tempo, se si leggeva l'Unità, si aveva un'immagine del mondo diversa rispetto a quella che si aveva leggendo il giornale. E allo stesso modo, se si andava su Rai 1, si aveva un'immagine del mondo diversa da Rai 2 e poi da Rai 3. Oggi potete prendere un giornale dell'estrema sinistra neoliberale o uno dell'estrema destra neoliberale, o di un canale più di destra neoliberale o di sinistra neoliberale, avrete sempre la stessa narrazione, sempre la stessa immagine del mondo. Per questo, oltretutto, e forse in questo c'è un punto di dissidio rispetto al mio amico Marco, che vedo che continua a ragionare con la categoria dicotomica di destra e sinistra. Destra e sinistra sono finite, perché destra e sinistra sono egualmente espressione del partito unico neoliberale, che si finge plurale e articolato, ma in realtà è un partito unico. Noi parliamo sempre delle, giustamente, con orrore, delle dittature del Novecento che ponevano il partito unico. Gli altri partiti erano fuori legge, c'era il partito unico. Ma oggi ci troviamo in una situazione analoga. C'è un partito unico fintamente plurale, perché voi trovate diversi giornali plurali, ma sempre lo stesso messaggio. Trovate diversi partiti che potete votare, di destra liberale, di sinistra liberale, di centro liberale, ma sempre lo stesso messaggio è, sono articolazioni fintamente plurali del medesimo. Quindi, tutto sommato, siamo passati dal partito unico delle dittature al partito unico fintamente articolato dell'odierna società, che per molti versi potremmo intendere, se non come una dittatura, comunque come un sistema totalitario, se il totalitarismo ha un senso. Ecco, se andassimo anche in questo caso sulla Treccani o su un'altra enciclopedia, scopriremo che il totalitarismo è un sistema di pensiero che totalizza, che riesce a porsi come totalitario, a conquistare le anime ancor prima delle coscienze. Ecco, se questo è il totalitarismo, allora la società che stiamo vivendo non ha nulla da invidiare quanto a totalitarismo rispetto a quelli orrendi già sperimentati nel Novecento. Di più, paradossalmente nel Novecento c'erano dei dissidenti che pagavano con la vita chi veniva internato ad Auschwitz, chi veniva deportato nel Gulag. Oggi sembra che non ci siano più dissidenti, perché il potere riesce a conquistare le anime e ci pone tutti in una situazione analoga a quella, a proposito di mainstream e di omologazione, che io evoco sempre citando l'immagine della caverna di Platone. I prigionieri della caverna di Platone, che forse noi stessi oggi siamo diventati nella società contemporanea, sono i prigionieri ideali, perché non sanno di essere in prigione, pensano che quella sia la libertà, non sanno di essere in una caverna. E quando qualcuno prova a far vedere loro che in realtà quella è una caverna in cui sono prigionieri, che là fuori c'è la libertà e quindi tutto l'interesse vi è a uscire dalla caliginosa caverna, i prigionieri cosa fanno? Lo prendono per matto, oggi si direbbe il danno del complottista, del visionario, e vogliono rimanere nella caverna. Questo è il totalitarismo perfetto, quello in cui si scambia la propria cella per la libertà. Questa è la funzione fondamentale degli organi di stampa ufficiali: persuadere gli internati della caverna a non voler uscire, anzi a pensare che quello sia il solo mondo possibile. There is no alternative, dice la retorica oggi imperante di tipo neoliberale. Quindi una esperienza come quella del Corsaro della Sera, a cui mi pregio di collaborare come vice direttore accanto al direttore Marco Berbiglio, è una piccola esperienza per provare a uscire insieme dalla caverna, per dimostrare che there is alternative. Un piccolo test rapidissimo, anche facile, utilizzando la mano. Detta così, la caverna alla mano, sembra che un argomento sia, no, lei vuole parlare, non lo ricordo. Allora, secondo voi, testa insaputa del generale Vannacci, secondo voi quanti di voi pensano
che il generale Vannacci scenderà in politica? No, io lo vogliamo, no, manca dov'è, no. Manca dov'è, è per più del 50%, ci guadagna, ci guadagna. Allora lo chiediamo direttamente al generale, tanto per dire, sono domande che i giornalisti devono fare sapendo già la risposta, però è d'obbligo chiederlo. C'è un futuro in politica? Allora la domanda più gettonata è questa, quella che mi fanno tutti più volte al giorno, e io però rispondo sempre nella stessa maniera, ma non perché voglia essere monotono, ma perché effettivamente, come ho detto più volte, non ho ancora sciolto le riserve. Sono state fatte delle proposte, c'è una certa idea, c'è anche un pensiero di sfida, no? Perché comunque è un futuro diverso, è un futuro potrebbe essere anche appassionante, però va a modificare profondamente quella che è la vita che ho fatto sino ad adesso, quella che è stata la mia professione e anche quelli che sono gli affetti più cari che ho vicino a me, quindi mia moglie, i miei figli, la mia famiglia. Quindi sto valutando attentamente, con grande attenzione, con grande pacatezza, proprio per cercare di prendere una decisione consapevole ed informata. Quando la prenderò lo farò sapere, ma adesso ancora non lo so. D'accordo, allora se qualcuno vuole fare qualche domanda è giusto...